Da qualche settimana ci siamo trasferiti in Sardegna, una terra incantevole e ricca di storia, cultura e tradizioni. Siamo davvero fortunati a poterla chiamare casa. Negli ultimi tempi abbiamo trascorso momenti preziosi con la famiglia e gli amici, godendo della loro compagnia e del calore di questa splendida isola. Allo stesso tempo, abbiamo avuto l'opportunità di dedicare del tempo a una delle nostre più grandi passioni, il surf. Abbiamo la dépendance fuori dal camion, dalla casa. La dépendance, bella. Quanti metri quadri? Il garage di fuori. Oggi vorrei prendere qualche minuto per raccontarvi la storia di questo affascinante sport che ci ha regalato emozioni indimenticabili anche qui in Sardegna. Il surf è molto più di uno sport, è una cultura profonda che affonda le sue radici nel legame ancestrale tra l'uomo e l'oceano, tra l'essere umano e la forza incontrollabile della natura. Quella del surf è una storia che nasce da antiche tradizioni, riti e pratiche proprie di culture specifiche, dove il rapporto con il mare era quasi sacro. Oggi questo sport è praticato da milioni di persone in tutto il mondo, che spesso si identificano come parte di una comunità unita da valori condivisi e da una visione della vita incentrata sulla libertà, il rispetto per la natura e la ricerca dell'equilibrio interiore. Le origini del surf risalgono alle antiche culture polinesiane, dove la pratica del hehenalu, letteralmente scivolare sulle onde, è considerata sia un rituale sacro che una forma d'arte. Tuttavia, le prime tracce di questa attività possono essere individuate anche in Perù, durante l'epoca pre-Inca, tra il 3000 e il 1000 a.C. Qui i pescatori sfidavano il mare a bordo di rudimentali tavole di legno, conosciute come caballitos de totora. Le testimonianze di questa pratica sono conservate in ceramiche e incisioni rupestri, rivelando un legame tra uomo e mare che precede di millenni l'arrivo del surf sulle coste hawaiane. Le Hawaii, considerate il vero cuore spirituale del surf, emergono intorno al 1700 con i racconti del capitano James Cook e del suo equipaggio, che furono tra i primi europei a osservare gli abitanti locali cavalcare le onde come parte di un'antica tradizione spirituale. Tuttavia, con l'arrivo dei missionari europei nel XVIII secolo, il surf subì un drastico declino. Malattie importate e l'imposizione di nuovi sistemi religiosi ed economici portarono all'erosione di molte tradizioni, incluso il surf. In questo contesto storico nasce Duke Kahanamoku, leggendario nuotatore olimpico e considerato il padre del surf moderno, che avviò una rinascita della disciplina aprendo la strada ad una nuova era. Cosa ci stai preparando di buono? Questo di pasta asciutta. Abbiamo ospiti oggi? Sì, invitati a pranzo. Noi abbiamo il ristorante qua. Questo di pasta. Il ristorante da Cinzi. Surf. The floor has been swept. Closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept. Anche il parro. Aspetta che lo facciamo vedere il parro. Perché il parro caldo. I'm ready to move on. Heading for a brand new start. At the break of dawn. Here I come. You better watch out. You better beware. La giungla. Andiamo a vedere le onde. La giungla. Ho già fatto una session stamattina, piccolina. Pranzo. Pranzato in compagnia. E adesso andiamo a rivedere il mare. Intorno al 1900 il surf si sviluppa anche in Australia. L'abolizione delle restrizioni coloniali sull'accesso alle spiagge nel 1903 porta a una rapida diffusione del surf, sia come sport che come attività di soccorso in mare. È proprio Duke Kahanamoku, già menzionato, a introdurre il surf in Australia nel 1914. Gettando le basi per una tradizione che continua a prosperare ancora oggi. Aspettiamo le onde, di fronte al mare, baciati dal sole. Tanto anche il maestrale non c'è poi così tanto caldo, si sta proprio bene. Negli anni 50 e 60 la cultura del surf esplode anche sulle coste californiane. Negli anni 70 il surf si evolve con l'introduzione di nuove tecniche e stili, diventa più tecnico e spettacolare, con l'invenzione di manovre audaci e tavole sempre più performanti.
gli anni 80 e 90 segnano l'ascesa delle competizioni internazionali. Oggi il surfista moderno è anche un attivista, consapevole dell'impatto umano sull'ambiente e si impegna ad iniziative di sostenibilità, come la pulizia delle spiagge e la riduzione dei rifiuti, promuovendo pratiche ecocompatibili anche nella produzione di attrezzature da surf. Organizzati busta birra tramonto. Dopo la giornata di surf, ormai siamo 4 giorni qua alla ricerca dell'onda. Abbiamo surfato poco, però dai, ci siamo divertiti. Chi parla per te? Ieri già ho surfato bene. Io ho surfato due volte oggi, sia stamattina che di pomeriggio, perché tra non tanto tempo dovremo ripartire, quindi finché è caldo bisogna battere il ferro, sì, perché torneremo in Svizzera. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart is so somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all. Abbiamo provato il furgoncino, ci siamo resi conto delle cose che servirebbero per poter fare delle uscite di più di 3 giorni. E tra l'altro abbiamo anche avuto l'opportunità di provare la Blue Yeti AC70P che vi ho fatto vedere nel primo video della camperizzazione in 10 minuti. Quindi i programmi appena finiremo di lavorare in Svizzera saranno quelli di tornare in Sardegna e di camperizzare questo furgoncino. Non voglio continuare con le novità perché lo scoprirete strada facendo. E appunto ho citato la Blue Yeti perché sarà uno degli elementi indispensabili per questa camperizzazione. Infatti faremo la stessa cosa che abbiamo fatto sul camion, la faremo qui, quindi intorno alla Blue Yeti AC70P faremo l'impianto elettrico del nostro minivan. Durante questo periodo di utilizzo appunto ci siamo resi conto di cosa possiamo attaccarci e di cosa non possiamo attaccarci, quindi sicuramente non potremo attaccarci la piastra induzione perché è troppo potente, però per esempio i piccoli apparecchi o anche semplicemente il phon, che è di vitale importanza perché in inverno quando si surfa e si esce infreddoliti aiuta tantissimo e quello funziona, quindi è una cosa molto importante. E poi ovviamente ci saranno tutte le lucine, ovviamente quando inizieremo questa mini camperizzazione vi porteremo con noi. Però a differenza di Zinzi non installeremo dei pannelli solari sul tetto, ma terremo i pannelli solari movibili. Oltre a questo ci sarà un altro componente che vi presenterò più avanti, sempre della Blue Yeti, che vedrete appunto quando inizieremo la camperizzazione. Oggi è il terzo giorno che siamo qui fermi per surfare. È una giornata dove il mare è più rilassato oggi, non ci sono onde. Però in arrivo una grossa perturbazione stasera. Forti venti da maestrale e anche un bel po' di pioggia. Quindi oggi la dedicherò a editare il video, in attesa che domani rientreranno le onde. Però è bellissimo perché quando si è fuori con il camper, adesso è da un po' di tempo che siamo fermi,
vai di pari passo con madre natura e con tutti gli elementi, con il sole, il vento, la pioggia, è una connessione con la natura molto più forte. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperate.